L'idea parte dal Circolo Culturale Gino Severini e raccoglie nella splendida cornice di Sant'Agostino 50 opere di grandi artisti contemporanei, alcuni di loro più affermati, altri sono artisti locali che comunque legano la loro pittura alle idee formali di Gino Severini. Siamo ben lieti di poterli accogliere a Cortona, anche perché questo fine settimana è dedicato al grande pittore cortonese. Lo stesso Gino Severini è presente in vari punti della città, non soltanto nelle tre sale con il nuovo allestimento al MAIC, ma ricordo abbiamo i mosaici della Via Crucis, i cartoni preparatori che sono al Museo Diocesano e anche il grande affresco mosaico della Chiesa di San Marco. Quindi assolutamente lo stesso Gino Severini è presente in vari punti della città e questa diffusione all'interno della città e essere sinergica proprio alle strutture, alle altre strutture monumentali è un aspetto molto caratteristico di Cortona. E poi in questi ultimi anni molte cose, signora Maggio è un vulcano, è un bulldozer, dunque va avanti con delle sue idee e le realizza soprattutto. E questo gruppo che fa questi omaggi continui a mio padre. È una cosa molto commovente per me perché sono tutti artisti, ognuno che esprime proprio con grande cuore e talento quello che mio padre ha potuto così lasciare come memoria, come esempio di lavoro. Insomma, è stato veramente molto bello. Purtroppo tutto si concentra sempre in troppo poco tempo per poter assorbire e poter ringraziare tutti, ecco. Per noi è una giornata importantissima perché finalmente il Comune è riuscito a realizzare, a fare queste tre sale, queste nuove sale dedicate a questo grande maestro, delle quali se ne parlava già da qualche anno, quindi eravamo in attesa di questa cosa. E quindi siamo stati contenti di fare festa. Per noi con i quadri, presentare i quadri è come, che ne so, per un compleanno fare una torta, quindi noi gli abbiamo regalato un sacco di torte al nostro caro Gino Severini che gli si vuole tanto tanto bene e vogliamo che salga sempre di più nell'Olimpo dei grandi, noi questo vogliamo, ma non solo, ma vogliamo anche, sulla scia anche di quella che è stata la storia di Gino Severini che è partito dall'Italia senza niente, senza fondi, ha fatto per diversi anni la vita da bohémien, noi vogliamo far diventare Cortona veramente un luogo dell'arte, il luogo dell'arte, ovvero sia tutti i pittori, anche quelli più scalcagnati, non importa, perché non si può giudicare l'arte in anticipo, devono passare anni per giudicare l'operato di una persona che si dedica alle arti visive e quindi noi anche lo spazio della saletta lo abbiamo perché chi vuole può esporre, può proporre la propria creatività al pubblico, poi se vorrà proseguire bene e se no pazienza. E noi siamo in attesa con la nostra attività di poter trovare un altro Gino Severini. Chi lo sa se tra i tanti non ne spunta fuori qualcuno?